Ciao ragazzi, qua Gozzo, come state? Spero che state alla grande. Benvenuti su questo nuovissimo video sul mio canale con la nostra nuova protagonista ormai, perché a quanto pare, come ben sapete, Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo, ve lo dico velocemente, nell'episodio scorso sono stati arrestati per una specie di complotto. A questo punto rimane solamente Giorgina fuori, con cui abbiamo anche, diciamo, interpretato l'episodio precedente. E a grande richiesta, siccome alcuni di voi me l'hanno chiesto, ha detto: "Oh, che faccio un altro episodio". E questo sarà l'altro episodio, ma non un episodio normale, attenzione ragazzi, ma un episodio vero con le mazzate, il sangue e la violenza, porca miseria. Indovinate con chi? Ovviamente con Jasmine. Perché Jasmine ha messo a punto questo piano con Sfera. Se avete visto il video precedente, vi invito a andarlo a vedere se ancora non l'avete visto, così potete capire bene. In ogni caso, ragazzi, si prospetta veramente un video bello, dove detto e belle donne faranno a botte. Quindi mi raccomando, mi piace, iscrivetevi al canale, così non perdete il prossimo video. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi raccomando, in descrizione, ragazzi, fatelo. Che ci mettete solo 2 secondi, basta che cercate chiocciola Real Anthony ed è tutto fatto, quindi mi raccomando. Benvenuti ragazzi e ragazze, soprattutto le ragazze, perché questo è un video al femminile, attenzione. Quindi se ci sono delle ragazze che stanno guardando questo video, ragazze, questo video fa per voi, perché qui abbiamo la bellissima Giorgina, che è bella carica, pronta pronta per spaccare e fare casino e delire in questo video. Allora, facciamo il quadro della situazione rapido e veloce. Vi ho già riassunto nella intro, l'episodio precedente, se non avete visto andatelo a vedere. Come vedete, siamo a casa e siamo con il povero Rex, che è ormai abbandonato totalmente dai suoi padroni, perché Ronaldo e Ronaldo Junior non ci sono, devo badare io a lui. Soltanto che, ragazzi, sapete già la situazione in cui si trova la famiglia Ronaldo, e adesso l'unica in grado di poter portare avanti la baracca è Giorgina. Infatti è l'unica che sa tutto, diciamo, il piano, perché l'ho ascoltato. E meno male che è riuscita comunque a spiegare il misfatto a Ronaldo e Ronaldo Junior, soltanto che era troppo tardi, perché i carabinieri sono venuti e li hanno arrestati. Quindi ragazzi, ora non ci resta altro che cercare in qualche modo di risolvere la situazione. Infatti Giorgina la vedo un po' irrequieta, che cammina avanti e dietro per poter cercare un qualche tipo di soluzione a questo problema. In ogni caso, ora dovremmo andare in città a fare delle commissioni. Quindi ragazzi, vabbè, non ve le faccio vedere perché sono pallose, le cose che fanno le donne, insomma, andare al supermercato, fare la spesa, bla bla bla. Sinceramente non le voglio vedere manco io. Però, come ben vedete, Giorgina in questo momento è impegnata a cercare una soluzione a questo problema. Vabbè, intanto ci andiamo a cambiare, perché dobbiamo andare un attimo in città a fare delle commissioni e poi torniamo. Bene ragazzi, dopo esserci cambiate, questo video è tutto a femminile, sghere. Ok dai, mi devo calare nella parte di Giorgina. Dopo esserci cambiate, ragazzi, a questo punto non ci resta altro che andare in paese con una macchina di Cristiano, anche perché io non ne ho mai avute sinceramente, e andare a fare queste commissioni. Vi ricordo una cosa importante, che dato che Ronaldo è stato arrestato ed è anche stato accusato di stupro e tutte quelle cose là, gli sono state tolte sia le auto sia le guardie dell'FBI, perché l'FBI stessa ha scoperto questa cosa, che vedranno se è vera o no. Infatti, come vedete ragazzi, qui era, diciamo, solito vedere o trovare la Lamborghini, la Sesto Elemento, la Ferrari, insomma le macchine più belle. Guardate un po', vuoto. Perché gli sono state sequestrate anche queste. Esatto, proprio così. Quindi io mi vedo costretto ad andare con una di queste tre, che è la macchina che forse riesco a portare meglio. La limousine, la Rolls Royce, no. E ragazzi, questo SUV, che è blindato tra l'altro, già, che è di Ronaldo. Quindi ragazzi, sono costretto ad andare in auto in paese con questa. Quindi vai Giorgina, andiamo. Allora, la cosa importante adesso è cercare anche di trovare una soluzione, perché ragazzi, non vi faccio vedere adesso tutti i servizi che si mette a fare Giorgina, perché comunque lei è la donna di casa, no? Quindi deve andare a fare la spesa, deve fare questo e quell'altro, e a noi non interessa. Oddio, volete vederlo? Lo faccio vedere, ma non penso vi interessi andare a fare la spesa. E che cosa volete che vi dica? Lasciamo Giorgina ai suoi servizi, ragazzi, anche perché ora andrà a fare la spesa, andrà un attimo a fare delle commissioni particolari in banca, perché Ronaldo non c'è più, quindi deve fare tutto lei adesso. E infatti non sa manco guidare questo SUV. Giorgina, ce la fai? Io spero ce la faccia. Vabbè, ragazzi, ci vediamo direttamente quando Giorgina torna.
Come promesso, ragazzi, Giorgina ha finito le sue commissioni. Come vedete, è stata un bel po' di tempo, 2 ore e mezza, ragazzi. Immaginate 2 ore e mezza di commissioni di video, che palle! Infatti, è meglio che mo' tagli tutta sta parte perché dovevamo fare per forza. Perché nella vita reale sono costretto a volte nella mod a fare certe cose, se no non posso più tornare a casa. In ogni caso, ora stiamo tornando in casa e vi direi: se ci fosse tornando giù, direi devo correre subito a casa perché devo preparare la cena. L'unica cosa bella è che sono le 7:20, non c'è nessuno, sono tutti in carcere, o dov'è che sono? E io posso tranquillamente andare piano. Scherzi a parte, ragazzi, abbiamo fatto le commissioni. Ok, ora dobbiamo seriamente pensare. Mi devo mettere proprio a tavolino perché Giorgina è l'unica che potrebbe tirare fuori dalla. Ecco, brava, hai azzuppato. Complimenti, Giorgina, brava, grande. Infatti, hai ammaccato tutto davanti. Vabbè, quindi sto dicendo: è l'unica che potrebbe tirare fuori il povero Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo, effettivamente, dalla loro situazione attuale. Ma se perché tiene una macchina? Ma ce la fa? Oddio, ragazzi, guardate che bello, Rex è rimasto lì fedele, fedele ad aspettarci. Vabbè, in ogni caso, ora non mi resta altro che dare un'occhiata, cercare di capire effettivamente se c'è una soluzione a questo problema, se possiamo fare qualcosa, perché abbiamo sentito tutto il piano a mente, cioè ce l'abbiamo a mente che aveva Jasmine incollato. Quindi, ragazzi, non ci resta altro che entrare in casa e metterci a pensare come possiamo far uscire da quella situazione Ronaldo e Ronaldo Junior. Non vi mancano Ronaldo e Ronaldo Junior? Guardate, ragazzi, è vuota la casa senza Ronaldo. Vabbè, dai, facciamo senza Ronaldo Junior, che Ronaldo Junior fa sempre casini. Vorrei confessare una cosa: non vi sentireste soli in una mega villa della Madonna? Soprattutto che adesso sta arrivando la notte. Io sono da sola con Rex. Rex è un cane bello che se vengono i ladri, qualcuno si mette a pancia in su e fa le coccole. Per cui, ragazzi, non credo sia la situazione perfetta da vivere per Giorgina in questo momento. Vabbè, in ogni caso, ora dovremmo cercare una soluzione a questo problema. E aspettate, che sono sti rumori? Oddio, nasconditi, 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 Giorgina, nasconditi! Ho sentito dei rumori strani provenire dalla camera, cioè nostra, di Ronaldo e di Giorgina. Oddio, non sarà mica un ladro, porca miseria, mo l'ho appena finito di dire. Mi ricordo le tattiche che usava Ronaldo Junior, quasi quasi. Oddio, c'è qualcuno! Ma chi è quella? Oddio, ragazzi, non è possibile, ma quella sembra Jasmine vista da dietro. Ok, ragazzi, questa è l'occasione perfetta per poter fare il nostro dovere. Rex, perché non hai abbaiato? Hai visto uno sconosciuto? Non abbaiava, giustamente ha vissuto qui per tanti anni. Perché doveva abbaiare? Non avrebbe senso, pensava fosse. Ok, ragazzi. Brutta infame, che sta facendo in casa mia, eh? Ti ho sgamata! Picchiala, picchiala, vai, Giorgina! Dagliele, dagliele, dagliele! Oddio, perché era in casa nostra, Jasmine? Non ne abbiamo l'idea, ma forse rientra nel piano che abbiamo sentito. Guarda che so tutto, eh! Vi ho spiato e vi ho sentito e so tutto! Oddio, oddio, ragazzi, Jasmine sta scappando! Ah no, è Giorgina che sta scappando. Ok. La lotta tra le due è iniziata, sinceramente non pensavo andasse a finire così. Che cosa faceva soprattutto Jasmine? Jasmine però, ragazzi, c'ha una buona esperienza nel fare a botte perché ha fatto a botte con un sacco di tipe. Ma attenzione, Giorgina sta asfaltando con dei calci sul culo! Attenzione! Ne hai ancora abbastanza? Guarda che ti darò mazzate finché non mi spieghi cosa facevi in casa nostra, ragazzi, che stavo facendo in casa nostra questa? Rex! Perché Rex fa da spettatore, porca miseria! Una mano! Stiamo prendendo mazzate, aia, stiamo prendendo mazzate, stiamo prendendo mazzate, la nostra vita sta calando. Giorgina, fatti valere, forza, ti sei fatta un livido sulla gamba. Ok, ragazzi, sembra che in qualche modo siamo riusciti a mettere in fuga Jasmine, che. Dove vai, brutta infame? Tiragliele, tiragliele, vai, tiragli mazzate, Jasmine. Ragazzi, questo glielo devo, mi ha un po' sfiatata, sinceramente sta correndo più veloce possibile. Non riesco a raggiungerla, Giorgina, corri. Penso che Giorgina si sia un po' sfiatata. Dove vai, dove vai, dove vai? Ragazzi, devo prenderla, devo prenderla. Ok, per il momento giusto mi è venuta un'idea. Prendi la macchina. Oddio, ragazzi, non vorrei mica metterla sotto. Oddio, Giorgina. Non la riconosco più questa donna, ragazzi. Vai a mettere sotto Jasmine. Vedi, ragazzi, non ci credo. Questa donna è pazza. Questa donna è pazza, ragazzi. Non metterla sotto. Oddio. Madonna. Oddio. No. Che fai, Madonna? Oddio. Oddio, l'hai scassata! L'hai scassata, signori, l'ha scassata! A questo punto riporto la macchina a casa, la porto a casa e porca miseria, ragazzi, la facciamo parlare perché deve dirci tutto. E ragazzi, a quanto pare la nostra Giorgina è stata piuttosto violenta, spacca, cioè proprio l'ha messa sotto, cioè l'avete vista? Ha preso bam, prima di striscio, poi l'ha messa proprio sotto. E a quanto pare
La nostra principessa si è svegliata e sta facendo finta di niente. Allora, qui raccomando io Eschere perché ho la mazza che. Oh, Jasmine, mi stai a cagà? Ho la mazza con cui Ronaldo picchiava Ronaldo Junior quando faceva le pazzie. Qui adesso, qui comando io, se non mi dici niente, preparati che te la spacco in testa. Uno, perché stavi a casa mia. Due, sento quel piano che cosa stai facendo. Tre, come faccio a far uscire Ronaldo Junior dal carcere? Muoviti! Situazione non migliora, sta situazione non migliora. Peglia questo! Oddio! La stonnata! Si è rialzata! Si è rialzata! Pagliacci, diciamo che in parte Jasmine sta parlando con Giorgina. Io non vi dico nulla di quello che mi stavo dicendo perché il video finisce qui. Abbiamo ridotto Jasmine a uno straccio. La stiamo minacciando di morte. Questa famiglia è pazza, ragazzi. La famiglia Ronaldo c'ha proprio qualche neurone schizzato. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, un bel po' di ciozzo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E soprattutto nei commenti, sparate tutti i commenti che potete su quello che Jasmine sta dicendo a Giorgina e come Ronaldo Junior possono uscire di prigione. Quindi, o di carcere, dov'è che si trovano? Perché li andremo anche a trovare. Per cui. Insomma, decidete voi come andrà a finire, come sempre. Quindi io ci metto un po' del mio, ma voi ragazzi metteteci un po' del vostro, anche perché Jasmine ora sta vuotando il sacco. Bene, come sempre saluto gli ultimi di voi su Instagram. Voglio salutare Caraclaici429, Raniere Benigno, Elena Stoi, Samu Festival e l'ultimo Perla Carlino. Bella per te! Anzi, bella per tutti ragazzi, questi sono stati i 5 bomber che ho salutato quest'oggi, quindi se anche voi siete salutati, fate come Giorgina, prendete una mazza in mano e se no, se non lo fate viene a spaccare la testa a Giorgina. Venitemi a seguire su Instagram, che trovate qui in descrizione, cercate @rialentoli, mi raccomando, venite a mettere mi piace, seguitemi così avete la possibilità di essere salutati a fine video esattamente come loro. Facile, no? Facilissimo. Faccio così. Bene, direi che per questo video è tutto, qui Giorgina è super incazzata con una mazza in mano. Grazie per essere stati con noi, per essere stati con Giorgina. Qui è Megozzo, ragazzi. Grazie per la visione e se beccamo al video di domani. Scherzi!